Amici della pallamano, benvenuti alla Karl Wolf Halle di Merano. Riprende il massimo campionato di Serie A maschile con i padroni di casa, i Diavoli Neri, i Black Devils di Merano, che ospitano l'Albatro Siracusa. La compagine siciliana è venuta qui in Alto Adige per provare a fare il colpaccio, come gli era già riuscito in casa del Bolzano, mentre il Merano proverà a difendere le mura amiche e per continuare a combattere nelle parti alte della classifica. Merano, come sempre, in consueta maglia nera e oro, mentre per l'Albatro Siracusa maglia arancione e pantaloncini blu. Merano, che attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi e inizierà con la palla in mano. Ancora qualche piccolo istante, le squadre si stanno disponendo sul terreno di gioco. C'è da sistemare il pallone. Grande sportività per il momento, abbracci da tutti quanti i giocatori. Due forse gli ex più interessanti della partita, tra i pali dell'Albatro Siracusa, Lorenzo Martelli, mentre nelle fila del Merano Juan Pablo Coelho ha vestito la maglia dell'Albatro Siracusa ormai due stagioni or sono. Ma sembra essere tutto pronto, manca solo il fischio dell'arbitro, che arriva adesso. Si comincia. Merano che attacca in formazione tipo, con Visentin e Nunez alle ali, Laursen, Petricevic e Prantner ai terzini, Tommaso Romei al pivot. Petricevic, Max Prantner, incrocio per Laursen. Petricevic prova l'uno contro uno, scarico per Nunez, tutto chiuso, deve ricominciare Petricevic. Laursen pensa al tiro, scarico per Nunez, Nunez e Martelli c'è con la sua prima parata, si presenta così al suo ex pubblico. Soto Cueto, Zungri, Vinci, cambio di posto con Bobicic. Ancora per Zungri, sotto Cueto, prova l'uno contro uno, scarico al pivot che controlla con qualche difficoltà, ma riesce a mantenere il possesso del pallone. Bobicic, sotto Cueto, tiro e para con le ruoli, che lancia lungo per Visentin, Visentin tutto solo e apre Luca Visentin le marcature. Un bellissimo contropiede, ben lanciato da quelle ruoli. Zungri, uno contro uno. Sotto Cueto. Ancora il giro palla del Siracusa. Tre terzini sono intercambiabili, li vediamo cambiare continuamente posizione. In questo momento c'è Bobicic a terzino destro e Soto Cueto a terzino sinistro. Bobicic prova un varco, si alza il braccio del passivo, sfondamento fischiato a Zungri. E il Merano che può ripartire in seconda fase con Max Prantner, Petricevic, Laursen, scarico per Visentin, intercetta per un attimo Ganz ma non controlla il pallone, dunque palla che rimane in possesso dei Diavoli Neri. Prantner, Petricevic, Laursen, ancora Laursen, Petricevic, Laursen prova l'uno contro uno, parte il tiro, Martelli c'è, Bobicic, Zungri,
ultima, in questa prima parte di gara, la difesa del Merano molto attenta. Zungri, taglio intanto di Vinci. Zungri ancora, prova l'uno contro uno sotto Cueto, prova a sfondare centralmente, ma da quelle parti c'è Tommaso Romei che non si fa scavalcare. Zungri, ancora Zungri, scarico per Bobicic, Bobicic dall'angolo, palo pieno di Bobicic e dunque risultato che non si sblocca per l'Alvatro. Siamo già dall'altra parte con Anton Lausen, Petricevic sotto mano di Petricevic e c'è il raddoppio del Merano. Zungri, scarico per il pivot che prova in maniera acrobatica Gligic. In equilibrio precario ha provato il gran gol ma non gli è riuscito, si riprenderà con un semplice 9 metri. Zungri, Bobicic, scarico per il pivot, capisce tutto Petricevic che conquista il pallone, può distendersi Max Prantner, si ritorna da Petricevic, Romei tutto solo, schiaccia sotto le gambe. E dunque terza rete per il Merano, ancora bloccato sulle zero marcature l'arbitro Siracusa. Palla che scappa via, però il lancio di quelle ruoli non è preciso, recupera il pallone l'Albatro. Bobicic, Zungri, scarico per Vincic, Vinci, Vinci e ancora una volta è il palo a dire di no. Dunque 6 minuti giocati, ancora 0 gol per l'arbitro Siracusa. Intanto ne approfitta Jürgen Prantner per incominciare il suo turnover, Fadanelli al centro, intanto scarico per Romei. Gioco che può riprendere finalmente con Romei che rimette il pallone in gioco. Romei che si è tolto anche la soddisfazione nella pausa della nazionale di esordire con la maglia azzurra. Nella doppia sfida con la Lettonia. Fadanelli intanto, sale Visentin. Fadanelli ancora, Prantner, Fadanelli prova l'uno contro uno, ancora un fallo, Merano che rimane in possesso del pallone. Fadanelli, Lausen, Max Prantner, ecco il tiro e buca le mani di Martelli. Merano 4, Siracusa ancora 0. Sotto Cueto, Zungri, ancora sotto Cueto, scarico per Vinci e eccolo qua, la prima marcatura per il Siracusa, fa con la sua alla sinistra. Fadanelli, Lausen,
Brandner. Fadanelli. Brandner ancora. Laursen. Si alza Laursen. Che gol di Anton Laursen. È stato Cueto fermato da Romé. C'è l'ammonizione per Romei. Cueto. Zungri. Calvo. Sotto Cueto. Ancora Calvo. Recupera il pallone. Un po' confusa la manovra del Siracusa. Calvo ci prova ancora per vie centrali. Ma tra Petricevic e Laursen è difficile passare. Si alza intanto il braccio del passivo. Zungri e Coleruoli è lì ad aspettare il pallone. E dunque Mirano che allunga con Laursen. Fadanelli, Petricevic. Che bomba di Petricevic! E Siracusa fa l'unica cosa che può fare, interrompere la striscia del Merano, dunque time out Albatro. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Ho visto l'allenatore del Siracusa molto arrabbiato in questo time out, ha provato a scuotere i suoi giocatori. Un inizio di partita shock, manovra d'attacco molto confusa. Non riescono a trovare conclusioni pulite. Vediamo ora che azione ha disegnato. Cambio di posto con Sotto Cueto. Scarico per Vinci, tutto chiuso, ci riprova Zungri, scarico per il pivot, ottimo intervento difensivo di Max Brandner, Petricevic in velocità, scarico per Romei, Romei sotto la traversa. E dunque Merano allunga ancora. 7-1. Inizio migliore non poteva esserci per i Black Devils. Sotto Cueto, Calvo, Zungri, ancora palla recuperata e ancora il Merano che può distinguersi in seconda fase. Anton Laursen tutto solo, scarico per Vicentin, Vicentin dall'angolo. E oramai è uno show bianco-nero. Siracusa non è ancora pervenuto. E ora è rimasto a terra a Calvo, se non andiamo visto male. Sì, è proprio Calvo, ma riesce a rialzarsi fortunatamente. Nulla di grave per lui. Intanto rientra in campo Bobicic.
Soto Cueto, Bobicic. Ancora giro palla. Soto Cueto ancora, Bobicic, Vinci dall'angolo, Vinci, e Coleruoli è lì ad aspettarlo. E dove non arriva la difesa del Merano, c'è sempre dietro Coleruoli. Intanto Romei controlla un gran pallone ma non trova il gol, parata di Martelli. Soto Cueto prova sempre centralmente, ma abbiamo visto che di lì tra Petricevic e Larsen non si passa. Bobicic. Soto Cueto. Ancora Bobicic. E questo è un buon gol di Bobicic. Ma appena la seconda marcatura dopo 13 minuti giocati. Padanelli. Brandner. Padanelli ancora. Fermato da Calvo che si prende anche una ammonizione. Cartellino giallo per lui. Padanelli. Prantner. Nunez. Ancora Prantner. Padanelli si alza il braccio del passivo. Padanelli prova ad andare a concludere. Fermato energicamente da Gligic. Si riprenderà con un 9 metri, il braccio del passivo che rimane alzato. Padanelli deve andare a concludere e lo fa con una grande finta. Bellissimo gol di Padanelli. Calvo, Gligic, Bobicic, ancora da Calvo che non controlla il pallone. Merano che ritorna in possesso di palla con Romei in seconda fase, Romei tutto solo, e terza marcatura per Tommaso Romei. Merano 10, Albatro 2. Bobicic, Soto Cueto, Bobicic ancora, Calvo, si alza Ganza, controlla facilmente con le ruoli, e ora Merano senza fretta, Prattner, Anton Larsen, che gol di Anton Larsen, che quando riesce ad alzarsi può scaricare il suo destro. Bobicic. Soto Cueto. Ancora un intervento di Coleruoli. Pivot è rimasto solo e Gligic questa volta può segnare. E Jürgen Prantner chiama timeout.
In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, gioco che può riprendere girandola di cambi per Jürgen Brandner. Entra in campo il grande ex Juan Pablo Coelho, in campo anche Glišić e Andy Stricker sostituisce Romei a pivot. Fadanelli, Glišić, Fadanelli ancora, Núñez, Fadanelli, Coelho, scarico per Vicentin che trova il palo. Povicic dall'altra parte, siamo già con Sottocueto. Povicic, scavalcamento su Glišić. Pallone che era da asciugare, gioco che può riprendere con Povicic. Sottocueto. Ancora Povicic. Non riesce a scaricare il pallone a Murcia. Calvo, Povicic, invasione di Calvo, dunque Merano che ritorna in possesso del pallone con Coelho, Martelli era lì ad aspettarlo. Rimasto a terra Murga, che ha avuto la peggio nello scontro con Coelho. Nulla di grave, gioco che può riprendere con Martelli pronto a rimettere in gioco il pallone. Sottocueto. Calvo. Scambiano ancora i due. Sottocueto si sblocca finalmente. Si sblocca finalmente il centrale dell'Albatro. E ora il Merano senza fretta prova a organizzare il suo attacco. Fadanelli, Vicentin, e sbaglia Vicentin, aveva un buon angolo, quasi sorpreso da quanto spazio avesse. Calvo prova a scaricare per l'ala, ah, non c'è nessuno e dunque sfuma anche questa opportunità. Siamo già dall'altra parte con Stricker che va a segnare la 12ª rete per il Merano. Andy Stricker. Povicic. Sottocueto. Scambiano ancora i due. Povicic prova a giocare un varco, Murga non controlla il pallone, Merano che ritorna in possesso di palla con Coelho in seconda fase, Fadanelli, tutto facile, tutto bello,
Merano che allunga su 13-4. Calvo e trova un gran gol e trova anche un 2 minuti per Petricevic. E dunque 2 minuti per Bogdan Petricevic ed è il primo 2 minuti di questa partita. Merano come sempre lo gioca senza portiere. Giro palla senza fretta del Merano, l'allenatore di Siracusa vorrebbe già un passivo. Braccio che si alza in questo istante. Coelho, Klisic, Coelho ancora e Coelho si inventa un gol dal niente. Gran bel gol di Juan Pablo Coelho. E ora vediamo se Siracusa riuscirà in superiorità numerica a costruire un'azione. Calvo da fermo. Trova un gol. Sorpresa la difesa del Merano che non si aspettava una conclusione di Calvo. Stricca Fadanelli. Fadanelli ancora prova l'uno contro uno. Arbitro che redarguisce solo verbalmente Bobicic. Pallone bagnato. Chiede il cambio di palla. Batti e ribatti, palla che finalmente si può riprendere a giocare con Fadanelli. Klisic, braccio del passivo che rimane alzato, Merano deve andare a concludere. Fadanelli non trova il varco, ma intanto il Merano è di nuovo al completo. Sette contro sette di nuovo. Glisic trova una bellissima rete. Dunque Merano 15, Albatro 6. Bobicic ancora non trova la porta, rimane a terra Bobicic, dunque Merano che attacca con un uomo in più. Parisato tutto solo dall'angolo, Parisato colpisce il palo interno. Calvo, uno contro uno su Glisic che viene fermato con l'aiuto di Andy Stricca. Sotto Cueto e ancora con le ruoli a dire di no. Coelho, Glisic sotto le gambe di Glisic. Dunque Merano raggiunge il più 10 quando mancano poco più di 5 minuti alla fine della prima frazione.
Giungri ancora, cerca Murga, non lo trova. Può andare in contropiede Nunez tutto solo, Santiago Nunez. E l'Albatro è rimasto in Sicilia. Non si è presentato quest'oggi. Sotto Cueto prova a girarsi, ma con qualche passo di troppo. Bianchi, Zungri, si intestardiscono sempre a cercare di sfondare centralmente, quando gli spazi sono da altre parti. Intanto Vinci è il più lesto a recuperare il pallone e va a siglare la settima marcatura per l'Albatro. Fadanelli, Coelho, Lisic, Coelho non trova la porta, Juan Pablo Coelho. Bianchi, fermato Calvo con una trattenuta di Andy Stricker, che si prende i due minuti. Superiorità numerica, seconda superiorità numerica per l'Albatro, la prima non è stata sfruttata molto bene. Bianchi, bellissima finta, poi fa tutto molto bene tranne la conclusione, e Coleruoli è ancora lì ad aspettarlo. E dunque il risultato rimane inchiodato sul 17-7. Fadanelli, Coelho, Nunez, esce Romei, Coelho, Fadanelli, tutto chiuso. Fadanelli ancora, Coelho, Glisic, si alza il braccio del passivo, Merano deve andare a concludere, lo fa Glisic, ma non inquadra la porta. Bobicic, e con le ruoli è lì ad aspettarlo. Ora Almerano senza fretta, ancora 15 secondi di inferiorità numerica. Romei, Glisic, Fadanelli, Coelho, Fadanelli, un sottomano pazzesco di Fadanelli. Dunque, nuovo massimo vantaggio, più 11 Merano. Bianchi, sotto Cueto, Zungri, Glisic va a segnare, ma l'arbitro aveva fischiato, si scusa con la panchina del Siracusa. Gioco che può riprendere.
e palla che scappa via. Klisic, Parisato non trova la porta. Secondo errore per Davide Parisato. Questo Zungri, Bianchi questa volta trova la via del gol di Siracusa. Ancora 3 secondi da tirare, Stricker, e il gol è buono. Dunque si chiude con questo gol di Andy Stricker la prima frazione. Merano 19, Albatros Siracusa 8. A risentirci tra circa 10 minuti per il secondo tempo. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkast e Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkast e Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero.
In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero.
Bentornati alla Karl Wolf Halle, tutto pronto per questo secondo tempo, un primo tempo che ha visto dominare i padroni di casa, un primo tempo completamente a senso unico, dove i diavoli neri hanno condotto fin dalle prime battute. Siracusa non è praticamente mai entrato in campo e ora vediamo se ci sarà una scossa all'inizio di questa seconda frazione o se la partita scivolerà via come è scivolato via al primo tempo. Bobicic, anche un po' di sfortuna per il Siracusa, spiazzato con le ruoli, palo pieno. Lausen dall'altra parte, Romei. E si dimostra in uno stato di forma eccelso Tommaso Romei, quarta marcatura per lui. Sotto Queto, palo pieno, palla che ritorna in mano a Bobicic e con le ruoli gli dice di no. Ancora Bobicic. Sotto Queto. Si alza Zungri, palo ancora una volta. Recupera la palla Anton Lausen. Max Brandner, tutto aperto il campo davanti a lui. Scambio con Lausen. Giro per Coelho. Ferma tutto e provano a riorganizzare l'azione i diavoli neri. Brandner perde per la palla per un attimo, la recupera subito e Parisato continua a litigare con la partita. Terzo errore per lui. Tutto Cueto intanto prova a sfondare centralmente, questa volta trova un tiro dai 7 metri. Dunque 7 metri per l'arbitro Siracusa, sarà lo stesso Sotto Cueto a incaricarsi della battuta. Cueto contro Coleruoli, una finta e palla da una parte, portiere dall'altra. Albatro ritrova la nona marcatura. Padanelli chiama lo schema, tanto cambio di difesa per Siracusa. Anton Lausen tutto solo, gran bel gol di Anton Lausen. Tanto Vinci dall'altra parte con le ruoli tocca, ma non può impedire al pallone di entrare in porta. Parisato, Lausen, Max Brandner, scambio con Padanelli, Coelho, Lausen, Romei, tutto solo, Romei traversa, gli dice di no e poi Coelho recupera un pallone vagante, va a segnare la sua seconda marcatura. Ormai gira tutto in favore dei diavoli neri.
Zungri. Bobičić ancora, Bobičić. Bobičić, se non abbiamo contato male, sono 5 i pali colpiti da Bobičić. Lausen parizzato, vediamo se riesce a sbloccarsi. No, no, non ce la fa. Non è la partita di Parizzato questa qua. Invece è la partita di Tommaso Romei. Quinta marcatura per lui. Queto. Bobičić. Bobičić controlla agevolmente con le ruoli. Siamo dall'altra parte con Max Brandner. Max Brandner sotto le gambe. Verano che scappa via. Cueto prova a girarsi e 2 minuti per Lausen. E tiro dai 7 metri per Siracusa, sarà ancora sotto Cueto a sfidare con le ruoli. Una finta e questa volta con le ruoli neutralizza, continua il suo personalissimo show, grande protagonista. Con le ruoli, che questa parentesi con la nazionale non ha trovato spazio. Però anche le presenze di due grandissimi portieri come Ebner e Volarevic. Glissic intanto, Padanelli ancora per Romei e questa volta Glissic gli dice di no. Ganz sotto Cueto, Ganz ancora, Bianchi. Ganz prova a cercare il pivot, non lo trova, però recupera il pallone. Non una superiorità numerica giocata nel migliore dei modi da parte del Siracusa. Vinci intanto trova lo spazio giusto per andare in gol. Padanelli, Raffaina, Glissic, Brandner, va a siglare ancora Max Brandner la sua terza marcatura. Dunque 25-11. Thank you.
Adanelli va a scambiare con Max Brandner. Lisic. Lisic ancora. Provano a costruire l'azione. Fadanelli. Fadanelli per un attimo sotto quello recupera il pallone. Ma poi il Siracusa lo butta via. Bravo a rientrare Max Brandner. Fadanelli per Lisic. Ancora per Fadanelli. Scambiano ancora i due. Raffiner dall'angolo. E anche lui non trova la via del gol. Ganz intanto prova la girella con le ruoli, ha capito tutto. Fadanelli uno contro uno e altro gran gol per il Folletto Meranese. Ganz. Sotto Cueto continua a intersardirsi, a provare a sfondare centralmente, ma da quelle parti abbiamo visto che non si passa. Ganz ancora, scarico per Glicic, questa volta trova un gran bel gol Glicic. E avvicendamento tra i pali del Merano, esce tra gli applausi del pubblico con le ruoli, tra i pali Fasanelli. Lisic, Max Brandner, Fadanelli, Lisic prova di forza, non trova il pallone, dall'altra parte Vinci, va a dare il benvenuto a Fasanelli. Max Brandner si alza, potere a destra, palla a sinistra. E quarta rete per Max Brandner. Vinci, vinci, vinci. Girella di Vinci, forse il più positivo dei suoi. L'unico che ha trovato la via del gol con una certa regolarità. Brandner, stavolta palla a sinistra, portiere a destra, ma il risultato non cambia. 28 Merano, 15 Albatro Siracusa. Ganz. Fasanelli tocca ma non controlla. Glicic, Glicic. Gol arrivato dopo il fischio del direttore di gara. Intanto c'è un cambio di possesso. Sinceramente non abbiamo capito cosa abbia fischiato
l'arbitro passi, fa il segno di passi. Dunque palla che ritorna in possesso del Siracusa. Ganz prova a trovare il pivot, trova invece un contropiede per il Merano con Raffiner, che va a siglare un gran bel gol in contropiede. Esulta il pubblico. E time out per Siracusa. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Rientrano le squadre in campo quando ci sono da giocare gli ultimi 15 minuti di questa partita. Ormai risultato ampiamente in ghiaccio. Missione compiuta per i Diavoli Neri, che conquistano altri due punti che li avvicinano sempre di più ai playoff. Intanto Gligic lotta, combatte e recupera un pallone e va a segnare la 17esima rete per l'Albatro. Petricevic. E ora a minuti anche per il giovane Gerstras. Gligic. Brantner, Romei non controlla il pallone. Bobicic e Pasanelli gli dice di no. Petricevic con un bolide. Piastrassa, Lisic, Prantner, atterrato Prantner e due minuti per Zungri. Dunque, prima superiorità numerica per il Merano. Piastrassa, Raffiner, Klisic, Prantner, Nunez, schiaccia sul primo palo e va a trovare la 30esima marcatura per i Diavoli Neri. Bianchi, Ganz, Murga,
sotto Cueto, fermato molto bene da Max Brandner. Sotto Cueto combatte ma non trova spazi. Murga invece trova un pertugio e va a segnare. Petricevic. Lisic. Gerstrasser. Scarico per Feiner sopra la testa di Martelli. Dunque secondo gol per Feiner. Sotto Cueto, Ganz, Murga, Ganz ancora, sotto Cueto, Romei recupera il pallone, scarico per Nunez a tutta velocità, Nunez allunga ancora il Merano. Murga. Murga ancora. Ganz. Si alza il braccio del passivo. Conclude sotto Cueto. Pasanelli respinge. Siracusa rimane in possesso di palla. Con Ganz per Bianchi. Bianchi dall'angolo. Palo pieno. Feiner con un gran taglio e gran bella giocata del duo Gerstrasser e Feiner, due giovani meranesi. Intanto siamo già dall'altra parte con Ganz, Bobicic, Dzungri, Dzungri ancora, Bobicic, con un taglio dall'ala, palo ancora una volta. Tanto minuti anche per Sperandio col numero 66 in campo. Glisic, Sperandio, Nunez, Glisic. Si mette il pallone in gioco Stricker. Gerstrasser uno contro uno, scarico per Feiner. Questa volta non è fortunato. Sì.
Ganz. Zungri. Ancora Ganz. Bobicic fermato da Nunez. Zungri ancora. Scarico per il pivot. Rigore invece fischiato, voleva riprendere coi 9 metri. L'arbitro indica la linea dei 7 metri. Tra lo stupore generale sia dei padroni di casa sia degli ospiti, scena alquanto inusuale. Dunque Bobicic contro Fasanelli. Bobicic va a segnare la sua seconda marcatura. E Jürgen Prantner chiama time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo per gli ultimi 5 minuti e 30 secondi di questa partita. Minuti importanti per i tanti giovani in campo. Ecco appunto Gerstrasser. Scambia con Sperandio. Glišić. Sperandio per Nunez, si ritorna da Glišić, Glišić trova il gol ma con un passo di troppo, dice l'arbitro. Glišić, Gerstrasser, Raffiner dall'angolo, esagerato Paul Raffiner. Ganz, Zungri, Zungri trova un tiro da 7 metri. Dunque si rinnova il duello Bobicic contro Fasanelli. Bobicic sotto le gambe di Fasanelli. Sperandio, Gerstrasser. Glišić, Gerstrasser ancora. Glišić. E quando può liberare il suo braccio sono dolori per tutti. Thank you.
Bobby Cic, Fasanelli, Parama, poi la palla entra beffardamente in porta. Al volo per Nunez con la volante. Ganz. Zungri, Bobby Cic, Ganz, Zungri ancora, palla che scappa via, Ganz trova la 22esima rete per l'Albatrom. Klisic, Gerstrasser, Sperandio. Nunez. Klisic. Nunez era da solo, ha cercato un passaggio di troppo, poteva andare alla conclusione. Gerstrasser intanto si mette in proprio. Klisic, Sperandio, Sperandio, e va a trovare il gol, esplode la Carlsvall Falle, che tutto in piedi il pubblico. Applaude anche la panchina e dunque anche questo piccolo momento di festa in questo trionfo di partita. E ora anche in difesa, motivato anche dal gol. Murga, Murga si gira, palo gol. E dunque può concludersi così questa partita. Ultimi secondi ed ecco la sirena. Merano vince agevolmente questa partita che sulla carta poteva sembrare ostica e dunque continua la corsa ai playoff per i Diavoli Neri, mentre per l'Albatro Siracusa si cercherà di trovare su altri campi punti importanti per la zona salvezza. A Merano dunque davvero tutto, vi ricordo ancora una volta il risultato, Merano 36, Albatro 23. Un saluto e un ringraziamento da Luca Boninsegna. Alto Adige, amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.